Eccoci con la seconda parte. Amelio Cimini e Giampiero Baldi sono Buonasera a te dei e buonasera nostri. anche ai nostri Buonasera, allora, buonasera. mentre è rimasto Mattia Tamaglio, che dopo verrà stritolato da Giampiero, che ne ha molte su Santa Marinella, giusto? Vai, pronto, prontissimo. Intanto adesso vediamo Voglio prima mettere subito il tabellino del campionato di promozione, così Giampiero ci dice un attimo quali sono state le partite che l'hanno sorpreso. Allora, Lido dei Pini, Real Morandi 0-0, Casalotti Fiumicino 3-1, Focene Farasche 2-0, Nettuno Ostia Antica 3-0 e poi questo pareggio della Compagnia Portuale 1-1, anche se la Compagnia Portuale, diciamo dei commenti, risultava forse meritare la vittoria. Poi c'è questo pareggio che è arrivato all'ultimo della Santa Marinella, che aveva la possibilità di scavalcare la terza in classifica, e il Santa Severa, che è andato a perdere con Vista Aurelia uno scontro salvezza che purtroppo è andato proprio a favore degli ospiti. Mentre il Tolfa è riuscito a vincere contro l'Almas Roma 1-0 e l'Unipo Mezia contro il team Nuova Florida appunto perso 1-2. Allora Giampiero, quale Vogliamo vedere anche partita? la classifica, così ci divertiamo un attimo. Allora facciamo anche la classifica. Giampiero vuole la classifica e noi gli diamo la classifica. Grande, Allora, eccola qua. grazie. Eccola qua. Nettuno 46 punti, poi Focene 43, Almas Roma 38. Vai, continua tu. Si Quale diverte diciamo il solo il Santa Santa Marinella, Marinella. diciamo su questi No, 36 come c'è? punti, questi Sì. 36 punti del Santa Marinella potevano essere appunto 38. 38 e invece appunto hanno sciupato questa Sì. possibilità. È Sì. stata secondo te comunque un punto guadagnato o due punti persi? No, secondo me sono stati 2 punti persi, semplicemente perché nel secondo tempo il Santa Marinella ha giocato una gran bella partita, è riuscita naturalmente a, come possiamo dire, a imbrigliare la squadra del Pescatori Ostia, che noi abbiamo visto anche a Santa Marinella e che aveva giocato una bella partita, anche se poi le condizioni del campo non l'avevano permesso. Però dobbiamo dirlo che quando arriva un gol al 92esimo, stai vincendo 2-1 e arriva il gol al 92esimo, sono sempre 2 punti persi più che un punto guadagnato, capisci? Perché quella è una partita già vinta, insomma. Per cui dobbiamo dire, secondo me, io andrei ad analizzare un attimo per quale ragione è arrivato il gol, perché da quello che si è visto, mi sembra sia il primo che il secondo gol del Pescatori Ostia, sono state quasi 2 azioni simili e tutte e due naturalmente sono state, diciamo così, causate da, come possiamo dirle, da vicende difensive che sicuramente non hanno visto i giocatori del Santa Marinella, almeno per quanto riguarda il pacchetto arretrato, ritrovarsi nella posizione giusta, insomma. Allora, Mattia, dal campo, può essere, diciamo, la visione di Giampiero quella corretta, ossia gli Sì, sbarioni difensivi? non proprio sbarioni difensivi, diciamo. Guarda, mi accodo a lui sul fatto che sono 2 punti persi, perché comunque anche io ieri sono stato male tutto il giorno, perché comunque arrivare al 96esimo in una partita combattuta contro il Pescatori Ostia, che poi il Pescatori Ostia è una signora squadra, vincere 2-1 con una partita studiata a tavolino, messa lì, attenta, comunque in fase difensiva, e riusciamo a ripartire bene in contropiede, in un campo che ci permetteva anche di giocare a calcio, non ti succede spesso. Purtroppo, non è la prima volta, prendiamo questi gol, diciamo, stile Milan. Il Milan prende spesso i gol su palla inattiva, su palle laterali, su punizioni Strano. laterali. No, ovviamente il Milan prende qualsiasi tipo di gol, mi ha detto che questa stagione è È vero, è vero, particolare. è vero, è vero, quello è vero. Diciamo stile Milan di Ancelotti, che prendeva spesso gol su palle inattive. E più che colpa del pacchetto arretrato, io ho anche detto al mister ieri a fine partita, ci dobbiamo lavorare di più forse su queste palle inattive, perché anche il primo gol, per esempio, forse anche un po' il vento, Jacopo poteva uscire, però lo sai com'è la partita, Jacopo è il l'adrenalina, il portiere, portiere, sì, ragazzo Nardini. 94. Grandissimo portiere, però forse poteva leggerla meglio. E nella fase finale, loro sono saliti anche col portiere. E il portiere ha messo, diciamo, lo zampino nella fase finale. Non si è capito se ha segnato lui o l'attaccante. C'è questa palla che comunque doveva essere attaccata meglio. Infatti, Non anche con c'era difensori. possibilità da parte dei centrocampisti di far morire la partita magari sul calcio d'angolo, Sì, tenere sì, palla, forse magari siete andati a cercare il terzo gol, può essere. No, non abbiamo cercato il terzo gol, però adesso mi viene un flash della partita. C'è stata un'azione proprio un minuto prima, che poi dopo quel gol è finito tutto. Noi potevamo tenere meglio la palla nella fase laterale, potevamo buttarla, tra virgolette, via, perdere un po' di tempo, essere un po' furbi calcisticamente, perché molte squadre lo fanno, si buttano a terra, buttano il pallone, Perdono tempo. perdono tempo, e noi purtroppo non l'abbiamo fatto. Forse un po' più di malizia in quelle situazioni, Fa potevamo male. tirarla fuori.
Amelio, sei d'accordo, diciamo, con i commenti di Giampiero e di Mattia? Sì, in linea di massima sì, però ecco, rimettendomi a quello che ha detto lui, Mattia, stavo pensando che il Santanella ha dei difensori molto forti nel gioco aereo, come De Santis, Santu, sono fortissimi, forti di testa. Galli Ecco, pure. pure Galli, giustamente. Capisco perché avete preso parecchi gol poi. Paradiso e Sostegno Paradiso anche, anche. esatto. Avete preso parecchi gol voi su palloni aerei, così di testa, dalle parti degli avversari, ma perché? Guarda, non lo so, è vero, non lo so, non è una colpa, perché poi si fa facile a dare la colpa ai difensori in queste situazioni, ai centrocampisti. Secondo me il problema fondamentale è della disattenzione, perché noi abbiamo preso, sì, Concentrazione. abbiamo preso molti gol anche su falli laterali. E io mi ricordo un gol Esatto, con intimo anche lui. la Esatto. compagnia portuale Sì, proprio, sì, sì. 2-0, partita tranquilla, si fa male Sì, Ferro, sì, sì. palla fuori per fair play, loro ribattono tranquillamente. Noi forse un po' mosci, ma noi tutti, a partire da me ed anche dagli attaccanti che Questione iniziano il pressing, palla mentale. sopra, batti e ribatti, gol 2-1. Forse dobbiamo lavorare sulle disattenzioni proprio su questi particolari, che poi sono quelli che fanno la Che differenza. poi comunque, Gabriele, stiamo parlando del Santa Marinella, potrebbe fare un exploit ancora più grande, però rispetto agli altri team del campione di promozione, sta facendo un ottimo campionato. Sì, per concludere il discorso che ho sentito, nelle palle inattive conta molto la tensione, il calcio è uno sport consecutivo ma che ha anche delle pause, nelle pause la tensione deve rimanere alta e nelle palle inattive solitamente c'è chi mette più tensione e chi di meno, parlo di tensione, non di attenzione. In questi casi il Santa Marinella evidentemente avrà dei problemi che può risolvere soltanto l'allenatore. Ecco, Parliamoci però chiaro, perché comunque. a livello umano, a livello di parco giocatori, come diceva giustamente Amelio, la copertura che danno anche i centrocampisti, in special modo Paradiso, tutta gente di stazza sopra il 1,80 m, il 1,85 m, cioè questi gol non li devi prendere. Ecco, però comunque la stagione di Santa Marinella è assolutamente Stagione del positiva. Santa Marinella è positiva, però a mio avviso è una squadra che in questo girone, migliorando la copertura difensiva, migliorando il rapporto tra reti fatte e reti subite, può tranquillamente arrivare ai playoff e giocare le sue carte per accedere in eccellenza. Giampiero poteva fare addirittura di più fino a questo punto il Santa Marinella. Ma di più non credo. Certo che il Santa Marinella, come abbiamo detto anche la scorsa settimana, ha perso le grandi occasioni, no? Abbiamo parlato della partita interna con il Nettuno, abbiamo parlato naturalmente anche quella di ieri, una partita importantissima per poter raggiungere il terzo posto in Anche con la classifica, anche compagnia con la portuale. compagnia portuale, vinceva 2-0, è andata a perdere 5-2. Cioè, le grandi partite solitamente le perde. Una sola Ne fallisce. grande partita il Santa Marinella ha azzeccato, quella con la capolista Almas. L'Almas. Sul campo dell'Almas ha fatto una partita strepitosa, stupenda, bellissima veramente, e non poteva non vincere quella gara perché ha giocato benissimo. Intanto Però, chiediamo alla regia sì. di mandare, scusa un secondo, le immagini del Santa Marinella Calcio. Ti restituisco la parola, Sì, Giampiero. per dirti che pensa che quest'anno, grazie anche al grosso apporto che sta portando Flavio Gagliardini, l'attacco del Santa Marinella è il primo attacco del girone A del campionato di promozione. Noi invece parlavamo molto del settore difensivo che era forte e la settima difesa del girone. Questa è dimostrazione che molto spesso quando va forte l'attacco la difesa pecca, fa delle pecche. Viceversa invece ci sono delle squadre che per esempio sono in una posizione di classifica anche migliori del Santa Maria, sono più forti in difesa. Capisci? Un Giampiero, Santa Maria Giampiero, Gemagnano. Giampiero insegna, poi lui ha tanti anni che fa calcio, lo segue da una vita, che solitamente i campioni li vincono le difese più forti Bravo, e esatto, il Santa certo. Marinella purtroppo ha qualche problema, ma di squadra più che di difesa, perché i difensori probabilmente li ha anche più bravi di tutti, mentre il Nettuno è una squadra molto solida e concreta e che in fase difensiva ti regala pochissimo, infatti solitamente riesce a portare a casa delle partite anche con dei punteggi risicati 1-0, 2-1, prendendo davvero pochi reti. Il Santa Marinella, però, a mio avviso, per concludere, ha un parco giocatori importantissimo. È stato bravo Politi ad amalgamare, ad assemblare questa squadra, tra l'altro, a mio avviso, anche con poche risorse economiche rispetto agli altri, e quindi ha tutto il diritto e le credenziali per giocarsi le sue carte in ottica eccellenza. Parliamo un attimo di compagnia portuale. È arrivato questo pareggio in casa del Palocco, una compagnia portuale che
diciamo, sta facendo un campionato sotto, sotto le aspettative. Te l'aspettavi un campionato del genere da compagnia portuale? Sinceramente no, perché parlavamo della consistenza delle squadre e io ritenevo la compagnia portuale all'inizio campionato una delle squadre che potesse vincere il campionato, secondo il mio punto di vista, considerando anche quello che aveva fatto nella passata stagione. Sinceramente questi risultati negativi non li concepisco e non concepisco neanche il fatto che abbia perso la maggior parte delle partite in casa. Quello è assurdo secondo il mio punto di vista, perché non è possibile che una squadra che ha quei giocatori, oltretutto giocatori anche di categoria superiore, che non riescano ad esprimersi al massimo, considerando appunto pure che giocano pure su un impianto bellissimo come quello del Comunale di Civitavecchia, che oltretutto consente le belle giocate. Piero, no? Io ho avuto uno scambio con il mister dell'Unipomezia al termine della gara, che hanno perso in maniera immeritata l'altra settimana, sì, però comunque l'hanno persa. Loro hanno tutte le credenziali per poter rischiare di stare anche nei play-out in questa maniera, perché hanno una delle peggiori difese del girone, e se poi non sei abituato a lottare su certi campi, perché tu è vero, hai detto che il Santa Marinella ha buttato magari due punti ieri, però comunque ha giocato a Ludovichetti, sappiamo tutti che è un campo complicatissimo, quello della Pescatori Ostia, dove magari anche nel finale a livello emotivo può succedere qualsiasi tipo di cosa. Il campo della Pescatori è noto, e quindi si sa, le partite in casa loro sono sempre calde, quindi il Santa Maria deve stare attento al fatto che, scusate, la compagnia portuale deve stare attenta al fatto che il campionato, andando avanti, rischia di prendere una brutta piega, e se poi non sei abituato a giocare in certe situazioni rischia complicato, anche perché loro difensivamente peccano parecchio. Ma meglio, invece questo Tolfa ogni tanto dà la zampata al punto giusto, e anche se ha avuto un periodo così a metà dell'anno difficile, c'è stato infatti l'avvicendamento in panchina, però comunque le sue vittorie le porta sempre a casa, soprattutto, soprattutto all'impianto di Tolfa. Come giudichi la stagione del Tolfa? Beh, la stagione del Tolfa la giudicherei fino a questo momento deludente, come la metterei sul piano della compagnia portuale, perché anche il Tolfa ha un organico di primo ordine, ha un attacco che forse pochissime squadre hanno 3-4 giocatori come Pastorelli, Compagnucci, Marani, che sono veramente bravi, e quindi è una stagione, anzi, che adesso con l'avvento di Mario Bentivoglio in panchina la squadra si sta riprendendo, diciamo, gli ha ridato quella grinta, quella determinazione che prima forse questa squadra non aveva, e quindi adesso ha preso la strada giusta. Ieri ha ottenuto questa grande vittoria contro l'Almas, che secondo me, in quanto a gioco, come la linearità del gioco, è forse la migliore squadra del girone. E poi il Santa Severa, Mattia, che è andato a perdere in casa, appunto, nello scontro diretto contro il Vista Aurelia, diciamo, ti aspettavi questa ennesima sconfitta del Santa Severa? Assolutamente no, non me l'aspettavo, proprio visto e considerato che già era una bella squadra all'inizio dell'anno, successivamente ha avuto dei rinforzi veramente egregi, come Brutti, come Feola, e c'è stato questo avvicendamento in panchina con mister Masini, che anche lui è un signor allenatore. Mi aspettavo tutt'altro che perdesse questa partita contro il Vista Aurelia, visto e considerato che io il Santa Severa proprio all'inizio dell'anno pensavo che comunque riuscisse a tirarsi fuori dalla zona calda, tra virgolette, molto più facilmente. Invece adesso gli si fa dura, proprio visto e considerato che anche la compagnia portuale è lì, anche il Tolfa è lì, l'Ostia Antica, il Palocco, il Morandi, tutte squadre che combatteranno fino alla fine, e quindi sarà ancora più dura visto che non riesce a fare punti in casa. Tu che hai visto la gara, Giampiero, raccontaci pure, naturalmente meglio, raccontaci un attimo, Santa Sera meritava la sconfitta? Allora, secondo il mio punto di vista, diciamo, ha meritato la sconfitta perché la formazione avversaria ha giocato meglio. A meglio poi potrà parlare anche sul modulo di gioco, perché sicuramente c'è qualcosa da ridire anche lì, perché secondo il mio punto di vista una squadra come il Santa Severa, che gioca per salvarsi, che affronta una squadra come la Vista Aurelia con il modulo 4-3-3, secondo il mio punto di vista è sbagliatissimo. Oltretutto la Vista Aurelia
vedendo come si è schierato il Santa Fe, si è messo in campo con il 4-5-1, per cui a centrocampo ha letteralmente dominato, e questo può dirlo anche meglio, ha letteralmente dominato. Due uomini in più. Due uomini in più. Cioè hanno tenuto il pallino del gioco per 90 minuti. L'errore, secondo il mio punto di vista, che ha fatto l'allenatore Masini è stato quello di non aver, secondo me, doveva schierare le due punte d'attacco, che poteva essere naturalmente Feola e Brutti inizialmente, tenere ovviamente poi De Angelis in panchina, invece la schierate tutti e tre in campo, nel momento in cui si è trovato sotto di un gol non ha avuto più nessuna possibilità di poter reagire, perché in effetti la Virsa Aurelia ha giocato una gran bella partita, ha meritato anche di vincere, perché come meglio avrà visto ha avuto anche delle buone occasioni oltre al gol che aveva fatto. Ma meglio, Giampiero ha già anticipato un po' quelle sono le tue dichiarazioni. È stata una partita salvezza vinta a tavolino, cioè dal modulo? Beh sì, ecco, come diceva Giampiero, sono perfettamente d'accordo con lui, perché forse Matteo Masini è stato un po' troppo spregiudicato, ha schierato una formazione troppo sbilanciata in avanti con le tre punte, come diceva lui, e quindi è stato gioco facile per la formazione avversaria, per il Virsa Aurelia prendere il comando dell'operazione a metà campo, e praticamente ha dominato la partita dall'inizio alla fine. C'è stato questo numero 8 del Virsa Aurelia, Reibaldi, che è un giocatore di grande Bravo. Esperienza, sì. Che praticamente ha fatto il padrone lì al centrocampo assoluto. E poi c'era anche il numero 11, Scelilla, che è un gran bel giocatore, che ha fatto la differenza. E quindi il Santa Severa ha perso la partita a centrocampo, perché Masini ha usato troppo, e comunque poteva anche cambiare alla fine del primo tempo, il risultato è ancora di 0-0, poteva cambiare questo assetto tattico, mettere un centrocampista in più e togliere una punta a questo punto. Almeno un pareggio penso l'avrebbe preso. Intanto andiamo a vedere anche il tabellino del girone B del campionato di promozione, quindi diciamo sia il commento di Giampiero sia il commento di Amelio sono secondo me molto decisi nel criticare diciamo la gara del Santa Severa. Come è stata impostata? Può essere Giampiero che l'allenatore del Santa Severa era, diciamo, voleva troppo la vittoria, ha schierato questo tridente, però era troppo offensivo? Hai detto giustamente, secondo il mio punto di vista, però come detto meglio, quando un allenatore bravo cambia pure il modulo in corso d'opera, no? Cioè si vede che la squadra non gira in quel modo e può sicuramente apportare delle modifiche, no? In campo, e cercare naturalmente di contrastare l'avversaria giocando in maniera diversa. E Matteo Masini, che è un bravissimo allenatore, io lo conosco anche come giocatore, è stato un grande giocatore sinceramente. E ci ha fatto vincere anche una Coppa Italia, non dimentichiamo la Santa Marinella. E ieri, secondo il mio punto di vista, ha peccato troppo di presunzione, come ho detto appunto meglio, cioè vale a dire ha voluto mantenere questo 4-3-3 fino alla fine, ovviamente gli ha costato la sconfitta. Io non capisco, Luca, come fa il Santa Severa con una squadra del genere su un campo così piccolo a non costruire almeno una salvezza. Cioè questo è veramente un grosso enigma che condivide anche il vicepresidente Livio Toppi, che l'ira di Livio Toppi a fine partita non l'ho potuta constatare, e è veramente, poi per una squadra così tecnica, dei giocatori anche importanti su un campo così piccolo, dovrebbe essere davvero abbastanza agevole almeno costruire una salvezza. Poi c'è stato questo pareggio del Corneto, no? Sto contro il Bolzena, la tua ex squadra, sì. come reputi la squadra di quest'anno? Hai ancora i rapporti, l'hai vista? Come ti sei lasciato prima di tutto col Corneto? No dai, diciamo che mi sono lasciato bene sia con i ragazzi sia con la società, e buon punto quello del Corneto a Bolzena, visto e considerato che il Bolzena era proprio sotto di lei di tre punti, così l'ha tenuta diciamo a bada. E sì, poi aveva anche il Corneto aveva avuto un periodo, no, aveva subito, non mi ricordo se tre o quattro sconfitte consecutive, molte assenze, molte squalifiche, infortuni. Adesso si è risollevata, è fuori dalla zona playout, però deve continuare su questa striscia diciamo positiva in tutto questo periodo per riuscire ad evitare i playout. Vediamo anche la classifica allora, visto che Mattia ci ha anticipato un po' quello che succede
nella seconda colonna della classifica. Giampiero, su questo girone ci vuoi dire qualcosa? Beh, ti posso dire ovviamente che l'Amico Acquapendente ha fatto un vuoto assoluto e è la squadra che ha realizzato più punti in tutti e quattro, con una partita in meno, tutti e quattro i gironi di promozione. L'Acquapendente è quella che ha superato ovviamente 50 punti e ne ha fatti 55. Per quello che riguarda il Corneto Tarquinia, ha cominciato malissimo questo campionato, poi ha recuperato un pochettino negli ultimi tempi e si è portata a 27 punti, ma chiaramente la zona play-out sta lì, quindi bisogna stare molto attenti. Certamente la cosa strana è l'Anguillara, naturalmente, che vedo lì a 11 punti, una società sempre, che ha sempre avuto diciamo così, dei campionati molto belli, dei campionati molto interessanti. Quest'anno non si capisce naturalmente perché sta lì. Allora andiamo a vedere invece il tabellino della prima categoria, così commenteremo insieme a meglio diciamo quelle che sono state le partite più importanti di questa categoria, che comunque prima categoria che è molto seguita, nonostante il livello è comunque molto seguita dai nostri telespettatori, che naturalmente questa era la quarta giornata di ritorno che non avevamo avuto modo di commentare, quindi a meglio volevo che tu ci commentassi questi risultati. Beh, qui vediamo, questo è stato lo scontro diciamo tra squadre del nostro comprensorio. La Soccer ha battuto nettamente la Lumiere del 3-0. La Soccer che dovrà recuperare la prossima domenica prossima l'incontro che non era stato giocato per il maltempo a Trevignano, e la Soccer sta in una buona posizione di classifica, mentre la Lumiere purtroppo naviga nelle zone calde della stessa, quindi rischia la formazione collinare, rischia seriamente anche di retrocedere purtroppo. Speriamo che nel prosieguo del campionato la squadra di Brunori riesca a ottenere insomma questi punti che gli consentono di raggiungere. Torniamo in studio, volevo chiederti un'altra cosa meglio. Di tutte le squadre, torniamo in studio, ecco, a tutte le squadre che hanno partecipato, che stanno partecipando ai campionati del nostro comprensorio che tu segui, qual è secondo te quella che ha investito meglio nel parco giocatori e che sta ottenendo risultati? Cioè quella che secondo te tra dirigenza e giocatori sta dando qualcosa in più? Ma il livello di promozione? No, il livello di eccellenza, promozione prima e seconda categoria. Cioè se c'è un team che secondo te ha fatto dei buoni investimenti d'estate e sta ottenendo dei buoni risultati. Ma secondo me il Civitecchia e anche il Santa Marinella, tutte e due le metterei sullo stesso piano, perché il Civitecchia che veniva da una situazione, come sappiamo, drammatica, disastrosa, è riuscita ad allestire un organico di buonissimo livello e i risultati lo stanno testimoniando. Sta in una situazione classifica, nonostante i punti di penalizzazione, si trova in una posizione classifica veramente invidiabile. E poi il Santa Marinella, perché il DS Sergio Politi, dobbiamo ricordarlo, che ha operato benissimo nel mercato estivo e ha messo in su questa formazione, questa rosa veramente di alto livello, e Santa Marinella è quarto in classifica a due punti dalla terza, quindi si può giocare le sue chance per i playoff fino alla fine. Giampiero, tu che sei anche in memoria storica dello sport di Santa Marinella, ma questo impianto, questo terreno di gioco, non è possibile migliorarlo? È meglio che non dica niente, pensaci, perché altrimenti, se no mi arrestano. Io sto contestando l'amministrazione comunale da anni, perché effettivamente non si può più giocare su quel campo. Allora, abbiamo già detto, abbiamo già avanzato una proposta che era quella di realizzare un campo in sintetico con l'aiuto ovviamente dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale dice che questo genere di lavori deve essere fatto, se viene fatto, dalla società di calcio, per cui a giugno finisce la convenzione e se ne deve aprire un'altra, cioè ci sarà una gara d'appalto per vedere chi prenderà il campo di calcio e tutto quanto, tutte le strutture intorno. Io credo che l'unica società, secondo il mio punto di vista, che sia all'altezza della situazione è l'Unione Sportiva Santa Marinella Calcio. Fortunatamente, questo lo devo dirlo, perché domani sera c'è un consiglio comunale in cui si parlerà dell'acquisizione dei terreni Arzial,
che è una società regionale, acquisizione da parte del comune di Rene Arzial, di cui una parte del campo comunale di Santa Marinella sta proprio sotto l'Arzial, per cui non era possibile realizzare il campo sintetico perché mezzo campo di Santa Marinella apparteneva all'Arzial. Quando il comune di Santa Marinella acquisirà quel terreno, ci avrà l'opportunità, la società, ovviamente la società sportiva che vincerà la gara d'appalto, di poter realizzare il campo sintetico. Fino adesso non si poteva fare, ma si poteva sicuramente migliorarlo, perché come tu hai visto anche dalle immagini che abbiamo visto in questi giorni, il campo di Santa Marinella è praticamente impossibile. Devo fare veramente un'ultima battuta di complimenti a questi giocatori, soprattutto a gente come Mattia Tamaglio, a gente come Gagliardini, a gente come Trebisondi, che sono abituati a giocare sui campi in sintetico, come fanno a giocare sul campo di Santa Marinella. E diciamo, se fossimo stati all'interno della rubrica politicamente scorretti, probabilmente Mattia avrebbe detto Baldi tuona. Proprio a proposito di politica, diciamo, ci devi fare un mezzo annuncio, Mattia. Allora, innanzitutto, niente annunci, niente clamori, come vuole far sembrare il bomber Luca Grossi, che è un bomber. Però c'è un però. Mi sta balenando nel cervello un'idea di buttarmi dalla finestra, tra virgolette, nel panorama politico civitavecchiese. Non so ancora come, dove, perché, quando, però vorrei mettermi anch'io nei casini della politica civitavecchiese. Allora, vedremo se la politica civitavecchiese acquisterà questo... Prenderà voti anche da Santa Marinella. Vedremo se la politica civitavecchiese acquisterà questo trequartista. Noi siamo arrivati alla conclusione di 91esimo minuto, abbiamo parlato di tantissimi temi, abbiamo avuto tantissimi commentatori molto precisi, sia meglio che Giampiero, nel raccontare naturalmente le partite del nostro comprensorio, i commenti tecnici di Gabriele Tossio, troppo buono a volte con tutti i giocatori che probabilmente, visto che vivi il campo e hai il rapporto. Carote, ma vanno coccolati soprattutto. E neanche se giocatore. E allora vedremo se coccolerà un giorno anche negli articoli di Mattia Tamaglio, che ringraziamo di essere stato ospite qui in studio. Io ringrazio naturalmente sia la regia che gli operatori e diamo l'appuntamento alla prossima settimana con 91esimo minuto. Grazie a tutti e soprattutto grazie a voi telespettatori.